quando mi sono vendito ho fatto seriamente, perché ho scritto migliaia e migliaia di verbali, svisceratamente. Quando però mi sono trovato, allora, ho detto chiamate i magistrati che stavamo parlando, che mentre stavo alla Dia di Napoli, dopo 15 giorni, ho detto, di qua o me ne mando, io non parlo più. Mi hanno mandato là e mi hanno mandato quelli a farmi ammazzare chi era di Napoli. A Munnezzo 4 anni chiuso, era di Napoli, ha dovuto venire poi Cavaliere a Panza, alla Dia, con Lucio Di Pietro che allora stava alla DNA, che sono andato a fare i sopralluoghi, i voli, i posti, tutto con l'Enea e tutti quanti, per 4 giorni. Sono stato minacciato dalla Dia di Napoli. Quando è venuto il Francesco Cirillo, che è passato quest'ora, è andato a finire prima in Sicilia e poi alla direzione del Servizio Centrale Protezione, è andato a chiamare, lui è stato un alterco che gli disse che lui era già chiacchierato senza peli sulla lingua, già era chiacchierato quando stava via Medina. Apri di Cio, hanno iniziato subito. Ha cominciato a fare, di riporto d'armi delle armi, però non veniva lui, mi ha mandato un colonnello dei NOP e un colonnello della DIA, che gli ho dato regolarmente le armi, che poi si sono vendute e non mi hanno dato. Un porto d'armi no, perché me l'avevano dato loro. Come le armi mi hanno dato un maresciallo Giorgetti ad andare a comprare, Gianfranco Giorgetti del NOP, da Panfilo a Roma, Armeria Panfilo. Se l'hanno pure venduto, vabbè, con tutto ciò così. Io gli faccio una denuncia da Armati, Giancarlo Armati alla Procura di Viterbo. Questa denuncia poi me l'ha fatto vedere al 2003, Mantovani, che era presidente e sottosegretario al Ministero degli Interni per ex articolo 10 al Ministero degli Interni. Di cui ci sta qui fermo, io glielo dissi, qualche giorno ti scoppierà tra le mani. Perché io prima che faccio gli arresti domiciliari o cosa, mantengo la linea, il momento che sono libero, io farò uscire tutto fuori. Certo, non è che è andato appresso a questi leccaculi politici, alcuni di questi che fanno i leccaculi politici. Cosa fanno? Fanno revoca di piano protezione. Di cui facciamo un processo altare al Consiglio di Stato e vengono condannati per falso in atto pubblico il servizio centrale, abuso di potere e pagamenti di spesa processuale, che sono stati costretti a darmi pure 70-80 mila euro di liquidazione su questi fatti. Perché? Perché scrissero che io non ero andato a fare dei processi e quindi mi toccava, quando io quei processi che parlano loro, che poi ADDA e ADNA, sia Cantone, dottor Cantone, hanno portato i documenti al TAR. Stavo operato cagolacista scoppiata, con inizi anginopette e un'infezione che stavo prendendo, insomma. Quindi non poteva partecipare ai processi. E stavano i verbali dell'ospedale, no? Che tenevo pure a DDA, no? Che li ha consegnati. Certo, certo. Ecco. In più c'era una testimonianza. Il Raffaele Maggi, l'estensore del processo Sparta, che come ha visto che sono andato là per non farlo uscire a decorrenza termine, che hanno cominciato ad uscire, Cicciarieri e mio cugino che poi furono stati là in Polonia. Chi borsa appesa, uno qui e uno qui, ancora. Figurati come sono andato a fare i processi io. Da quanto tempo è finito il programma di protezione? Il programma di protezione io l'ho ottenuto. Non è che è finito, vengo ancora in misure tutorie, questo, ma ascolta, anche se io non li volessi, un servizio centrale è un organismo passivo, non dovrebbe esistere, perché ognuno di noi, che stia i carabinieri, che ha la polizia, ma che servono quelli? Servono semplicemente per destabilizzare, che hanno fatto ammazzare gente. Io l'ho finito il 2009, che mi hanno dato l'altra liquidazione. Ma era stabilito che dovesse finire nel 2009? No, io ho messo la firma perché? Ah. Perché poi dopo Cirillo e Cufalo, sempre quelli radia che sono venuti là, che ci stavano questi vecchi rancori contro di me per cercare di fermarmi, viene poi una persona per bene, se è un generale Sessa, che Sessa aveva fatto l'indagine amica, aveva fatto i verbali per la farina di pesce, traffico di droga, un Brasile via Santo Domingo, che mi chiamò e me lo disse, e stavo colonnello D'Andrea che mi disse vicino a me, a 4 ore, cioè, senti,
mettati, vattene, che amore ce ne andiamo noi, questi sono cani rognosi, questi del Servizio Centrale Protezione. Come a Roberti mi fece mi ha fatto delle denunce, abbiamo fatto un processo, no? I falsi in atto pubblico, ma state chiarite, c'ho la sentenza, che poi tu troverai quando... I sentenze, che è fatta una figura nera al Tribunale di Roma. Insomma, io al 2008 che fanno? Per finirmi di sputtanare mi mettono per il fatto delle armi che ti ho detto, viene il GIP immediatamente perché arriva al carcere dove vado, che non potevo andarci perché stavano centinaia di gente che avevano andato in galera là per farmi ammazzare, però un maresciallo deve ringraziare e lo ringrazio per televisioni, guardi carcerari, il comandante di guardi carcerari, il direttore del carcere di Mamma Gialla di Viterbo. Mi liberarono una stanza accanto a loro e per due giorni mi hanno fatto dormire là, lontana da tutti, che un mangiare un goccio, ma questi sono scemi, perché lui mi conosceva da altri carceri, ci stiamo, ma che ne fate, questi sono scemi. Che poi dice, ma tu mi mandi per un altro nome, poi là mettono l'impronta, batto un tuo terminale e ci stiamo una Carmine, no? Certo. Ecco, che fanno? Per aggiustarsi fanno ancora peggio, mi buttano nello SD. Nome mio, il cambio di generalità con alias Schiavone Carmine, tutti i reati Schiavone Carmine. Io ho scritto Alba dell'impresa, ho dovuto chiudere subito. Mi hanno distrutto per questa situazione. Ma perché tutte queste io cose? Io con Spartacus ne ho fatto già 20 anni di carcere, no? Ne ho preso 10 e mezzo, meno 3 e mezzo, meno 3 condono. Mi hanno arrestato perché il mandato di cattura teneva una ferma là, che stava ancora un colonnello là, che come se n'è andato il venerdì, perché l'ordine era il 15, invece mi ha arrestato il 22, la settimana dopo dal venerdì, all'altro mese è andato qui, la dottoressa Roberti ha fatto qui, perché la dottoressa Roberti era gli amici Cirilli e Cufalo, un'altra lecca culo che è prima vice questore aggiunta, che io l'ho fatta poi in denuncia, vorrei sapere in denuncia mia che ho fatto alla procura dove stanno, denunciato il Ministero dell'Interno per tutte queste cose, e tengono tutto fermo perché... Perché io voglio il processo a piazza pubblica come l'ho fatto ora perché sono stato assolto poi con queste armi, insomma, una cosa più innocente di questo. Questo è l'ultimo processo che ha fatto? Il giorno 8 luglio, assolto a formula piena. E insomma, perché voglio il processo? Perché nel processo poi vogliono chiudere, io mi ribello come ho fatto là, ho detto oh, non è reato di stupro. Come là io gli ho detto, io nemmeno la prescrizione che voi rinviate e rinviate, la rifiuto, perché certo. Voi con me dovete bere il calice amaro come lo fate a bere a me, perché io sto subendo persecuzioni in questa maniera, come io ho detto poi ai miei magistrati, non lo potranno mai negare, sia Caffiere d'Ara, sia Ardetur, sia... ho detto io sono la parte debole del sistema, a voi non vi attaccheranno, a chi attaccheranno? A me. E infatti è successo questo. Perché loro, dice, un magistrato mica può fare il processo se c'è un giù va a confermare. Ma ti rendi conto che mi ha fatto un processo, appunto, un processo contro il Cosentino? Lei che parte ha in questo processo? Io sono stato il primo che l'ho accusato. Ancora? Dovrà comparire ancora? Ma non lo so perché se mi chiameranno, riprendete i verbali e leggeteli a questo punto. Quindi lei in sostanza sta dicendo che con tutte le cose che abbiamo ascoltato fino adesso, che molto di quello che lei ha dichiarato è stato registrato ma non c'è stata nessuna conseguenza. È così? In sostanza la sua delusione sta in questo. Ecco. Ecco, ma quello il fatto che lei abbia detto non mi pentirei più, ma non è questo? Ecco, il discorso non è un altro, non è che voglio dire non mi pentirei più, se farei il pentito lo farei a opportunità poi, non direi le cose che ho detto, ecco accusavo 50 persone, diciamo come si dice, la venderebbe più cara. Come hanno fatto gli altri, poi starei in grazia di Dio, avrei finito, non è che a 20 anni... Sto ancora facendo processi. Io diciamo a Napoli, ma ci guardo casa, patria e onore. Mi capisci? Come no?
perché io l'ho fatto. A Napoli si dice anche che per se lasciano lui lo strippo. Ma perduto. Ma non è che non me ne importa di questo. Io mi interessavo. Quindi anche fare il pentito è un'arte. La giustizia. Io a Germania, che sono stato in missione pubblica a LKA, mi fecero che la proposta se poteva andare anche là, mi tenevano là, ma io se sapevo che succedeva questo, me ne sarei andato in Germania. E negli Stati Uniti, Buscetti, vieni da lì, io sto a San Francisco, in California, vieni. Buscetta per il suo pentimento ha pagato un prezzo carissimo. Ma lui l'ha pagato, lo sai perché? Perché i familiari non... A me, i figli miei, i primi tempi, lo sai perché non sono stati ammazzati? Perché... si ammazzavano tra loro, tra schiavoni, si mettevano contro, dice, perché altri della mia famiglia, quelli puliti, non avrebbero capito, avrebbero detto ma stronzi, questi stanno con voi, caccia, rita. In più i cugini miei all'altro lato, che quelli erano i nipoti che poi hanno cresciuto perché dormite a casa mica, non ce n'ha piccini, mio cugino Santocan, non li ha fatto ammazzare, per un semplice fatto, che la gente poteva dire, vi stanno ammazzando tutti gli schiavoni, perdevano anche loro. Però, quando l'hanno arrestato, cosa ha fatto? Ci mostrano in galera. E quelli hanno saputo, perché poi qualcuno li ha avvertiti, pure Nicola Panare, mio nipote, io so che ha avvertito, qualche figlio mio, dice, ma non lo dico, questa può nascere, non potremmo mantenere più, non possiamo più mantenere. Ecco perché se ne sono venuti. Ma loro, mio figlio il primo, è più traditore dei cugini miei perché stava con loro. L'ultima parola che ha detto mio cugino Cicciariello e mio cugino Valterino, con mio figlio Mattia, ha detto vicino a mia figlia e a mia moglie, mentre stavo in carcere, ancora un 41 che non mi convincevo. Certo, mia figlia, lascia papà che faccio per forza a tutti quanti. Disse mia figlia Rosaria, che poi sta con loro, disse. C'era mia figlia Rosaria, tu sei femmina e mi se ne posso se trovo il tuo padre se uscirà con un bastoncello così e senza nemmeno, se uscirà. Quando all'infermiere che io l'avevo mandato a due cicciarieri, mi avevo detto pigliare nemmeno più la medicina che mi hanno promesso 100 milioni se ti avveleno in galera. L'infermiere che io poi tenevo a mio stipendio, Rucarci. Ecco. Tutte quelle cose. Siamo un nezzo che io recalcità che chi si stava a cirrere a tutto quanto. Infatti a mia moglie dal carcere ti vado a tenere nella casa vattene a Otranto. Ma perché? Non le poteva dire, no, chi stanno un territorio lì che fra 4 giorni piglia tutto un cancro. Infatti mia moglie si è portato un cancro appresso, è stato operato di cancro qualche anno fa. Poi quando vieni la vedi come sta combinata. Senta, ma quando lei ha deciso di pentirsi, che cosa si aspettava? Mio figlio Antonio è stato tolto i linfonodi a Francesco, da piccolo. Quando lei si è pentito, che cosa pensava che sarebbe successo? Quale secondo lei ha pensato potesse essere la reazione logica dello Stato davanti al suo pentimento? La reazione logica dello Stato con tutto quel fardello di prove, carte che l'ha portata, nome, cognome, come, quando e perché. Io avrei pensato che avrebbero fatto piazza pulita. Iniziarono la dottoressa Giannelli di Salerno, cominciarono a stare i magistrati, cominciarono a stare a San Desano, questori, i vari marescialli. No, per quanto riguarda i rifiuti. Furono tutti finiti. Riguardi i rifiuti, loro hanno fatto... Cafiera de Rai, Lucia Di Pietro, i verbali, i primi 15 giorni che sono stato a Napoli sopra la Dia, a Via Monti di Dica, teneva l'appartamento, lì sopra che avevano andate cose, l'hanno dato i verbali, i primi verbali miei, ero fatto la munizia, che dovevano fare sopra il luogo, Francesco Cirillo, e Foglie, che mo fu primo dirigente della polizia postale. Che poi lo venne d'infarto quando ha saputo che io l'avevo accusato perché stava là, non è che era corrotto e cosa, però lui appoggiava i servizi segreti a i traffici armi. Io che fiducia potevo tenere quando sapevo che i servizi segreti avevano acceso a Nicola Napp, che era un ragioniere nostro, l'avevano fatto accedere i fratelli russi, quando si mette a fuori un processo a parlare, che già parlava di Salabè, questo e quello, a Torino in videoconferenza, ne ha fatto un giorno dopo, esce Scalfari e dice non ci sto a mettere una copertura di segreti di Stato per 70 anni, non si è fatto più il processo, lo sai questo?
Ecco. Ma se oggi bonificare certe aree costerebbe, non sarebbe possibile, perché il danno forse nel sollevare certe sarebbe peggiore di quello che c'è ora, no? Dico, ma se la cifra esagerata di 26 miliardi, eccetera, 26 mila miliardi dell'epoca, ecco, se questa cifra esagerata in un paese come questo, che assolutamente è stato, no, oggi è esagerata, quando sono cominciate le tue denunce, molto probabilmente sarebbe stata una cifra molto più esigua, sarebbe stato molto più facile iniziare una bonifica. Perché là, che scusa hanno trovato? 94, 95 le potevano fare tranquillamente. E perciò che scusa hanno trovato? Il fatto che non l'hanno... qualche fusto schiattato. E perché non l'hanno fatto allora? Come si sono giustificati? I magistrati l'hanno dato, solo quelli che non hanno fatto i magistrati, che non hanno pigliati in Napoli, che loro che ci stanno, che per 4 anni non hanno fatto, le dovevano arrestare. È questo che è mancato. È mancato, se tu a cioè, questa si è assistito all'inadempienza, nonostante il suggerimento dei magistrati. Ma che l'inadempienza? Senti, ieri quei 15 giorni la sera uscivamo con la macchina, noi ci stavamo un maresciallo che posteva a Caserzi, chiamato Antonino Russi, che stava prima all'antiterrorismo. Tonino Russi e calabrese, o gruppo di Caserta se ne andò, roppatia. Tonino Russi, non te lo scordare, no. Lo puoi parlare. Una sera Nigio, che facevo colonnello a Napoli, ci ha incontrato, mi ha detto vicino a me, mi chiamavo un Carmine, io chiamavo un Gennaro. Ha pigliato la paletta, ci ha detto vicino a me, vattene da questi di Napoli, sono dei cani rognosi. Pigliava la paletta, ci ha detto vicino a chi, ci ha detto, mi dispiace che tu stivi con me, fu un maresciallo di Carabinieri, e sta assieme a questi. Pigliava la paletta e ha 81 tonni di munizioni, che era di Napoli, Ministero degli Interni. A me che io telefonavo a qualcuno e mi dicevano che se sanno tutto, i verbali miei andavano a Casale, perché facevamo dei computer, i coppagli. Quando i magistrati gli hanno dato questi fatti qua, che venivano a Fast e Parigi, non l'hanno mai fatto, non hanno chiamato, hanno buttato a scordare in silenzio, zitto e muto. Io andai a finire la Dibara, cosa ha fatto? Mi hanno, con l'elicottero la notte, mi mandano sto Giovanni Russi, che era un gruppo dirigente su maresciallo, che era un affiliato ai Moccia, un drogato, che lo voleva bene come un figlio, che fa, la stricchinina là, e poi mandano solo lui. Perché tengono solo lui là? Perché lei non ci sono permesso, noi le erate io. In un appartamento che mi hanno dato dal quarto piano a Piazza Mazzino, comando di io, che sa piazza, vuoi andare a controllare? Senta, ma i rifiuti. Poi di là io sono stato a Roma. Lui, Cirillo, è venuto a reclamare con il dottor Maurizio Ratti, il colonnello Maurizio Ratti, che stava al secondo reparto operativo di IA, a via, di fronte all'università, in Cappano Mentano, come si chiama? Via Carlo Fea, a via Carlo Fea, a reclamare che lui voleva sapere chi era il venduto, io penso qualche maresciallo, tutto quanto, là, tipo, perché? Perché lui mi voleva tenere lì a Napoli, e il colonnello Ratta, Maurizio Ratta, gli dice, Francesco, che ora non ci stavo con noi a Roma, perché gliel'avevo detto a Ratta, là non ci stava a nessuno. Oggi dove vanno i rifiuti tossici? Oggi dove va? Che ne so io? Non lo sa lei? Ma possono andare pure di nuovo a Casale, a Frignano, a Caserta, a Napoli. Ma c'è ancora spazio? Ma non lo so io, noi non stiamo parlando di ora, perché quelli che già ci sta abbassa per 20.000 anni. Però i rifiuti si continuano a produrre, secondo lei dove vanno? Si deve vedere chi ha le redini in mano e come stanno le cose. E secondo lei chi ce l'ha le redini in mano? Ultimamente, come io ho saputo, ho letto sui giornali, teneva gli orsi. E Cosentino. Gli orsi. Ora Cosentino gli orsi è domiciliare. Tieni uno presente, dei due fratelli orsi è morto. Ecco, ma tieni presente che gli orsi lo sai chi erano. Ne ha parlato con me, lo sai chi erano? Erano affiliati, tutti e due. Lo sai. La madre di Orsi, di chi era la sorella? No. La sua Ciri Mario. Ed era raccomandata a Mario per fargli dare il lavoro a Munnez.
con Cosentino dietro che apparava a livello di provincia all'epoca, negli anni 80. Sì, ho capito. Com'è? Probabilmente questo traffico. Io e Cosentino abbiamo fatto un lavoro a Sebastiano Corvino, l'impresa Corvino, per fare la scuola della ragioneria a Casale, che ho fatto io il cemento. E da quei guadagni là io ho fatto la cappella a Don Peppe. Don Peppe Diana. Ecco. Ma Don Peppe era uno contro. Parlava con me solo. Gugino mio non ci parlava perché. Parlava con me, perché ci stava il fatto di, anche dalla Tanti io ci ho parlato. Perché un Peppe diceva vicino a me, quando finisce sto sangue, questa storia? Dice, io sto anche a cercare la fa finire. Perché un Peppe, per dire, portava i ragazzi sulla retta strada, gli insegnava piano piano l'antimafia, insomma, non è che era... parlava proprio chiaro chiaro, perché non gli dicevo che sono cani rognosi. Personaggio di spicco dell'antimafia è stato un senatore di San Cipriano, delle vostre parti. Ah, io Lorenzo Diano è un vile e un vigliacco. Ah. E te lo dico io perché. Io Lorenzo Diano è debitore della sua vita, del suo futuro, della carriera che ha fatto da me. Peppenotto e Rafalotto lo volevano ammazzare per forza, lui, a Renato Natale che era stata a scuola con me, perché poi all'epoca non era né deputato né senatore, perché veniva da Zabbei, facevano che fa. E li volevano, lo volevano ammazzare, io non l'ho fatto mai ammazzare. Lo volevano ammazzare? E perché? Perché a livello, diciamo, a livello di comunisti, un partito, lui scrivevano su qualche giornale, mandavano lettere anonime, ho fatto la munnezza appunto pure. Ma io non l'ho voluto far ammazzare, gliel'ho detto quando io ho fatto il pentito. Perché non combatti che stai in silenzio, che sei un vigliacco? Perché stai in silenzio? Secondo lei non hanno combattuto abbastanza? No. Sono andati nella paura. Lei non mi sembra uno che ha paura. Io no. Io ho paura, non è che non ho paura. L'ho superata, tutti i guai che è già passato, l'ho superata. Perché io dico, a 70 anni, i guai che mi stanno facendo ancora passare, le cosiddette istituzioni che mi dovrebbero guardare, invece mi stanno reprimendo. E io a combattere, perché voglio che esce tutto? Che no, sa qui è una volta per sempre, cioè è uscito tutto cosmo, che volete? C'è ancora qualche altra cosa? Tante cose gravi. Che non sono uscite? Tante cose gravi, usciranno, su 6-7 mila pagine di qualche libro, non vari libri, perché se no la gente si annoia. Bisogna dargliene un po' alla volta? No, bisogna dargli in due cose. Ma sui rifiuti è stato detto tutto? No. Non ancora? C'è ancora qualcosa da dire? Qualcosa di ancora più grave? Si dirà. Debbono andare a vedere. Secondo lei andranno a vedere? No. No, perché... Dietro il campo sportivo di Casal di Principe andranno a vedere o no? Hanno visto già. L'abbiamo vista pure io. Sì, però ci stanno le perizie, sta otturato, è chiuso, ad Henry I Quarto, il dottor Quarto, che noi compravamo in destamma a Peppe Natale, un marito e Angelica, l'ultima sorella di mio cugino Sandokan. Quel terreno andava dietro dove stanno i spogliatoi del campo sportivo e sotto la superstrada che poi lì passava un canalone, il fogne, e fu riempito. Con roba, cassette e cose. Ah, non è che ce ne stanno che tu trovi che sono 100.000 metri cubi, 200.000 metri cubi, ne trovi 1.000 metri cubi, ne trovi 200 metri cubi, 300 metri cubi. Così, non è che mettevi che quella roba arrivasse a autotreni intera, ne arrivavano per dire 5 stasera, ne altri 4 arrivavano fra 15 giorni, 20 giorni, un mese. Ti faccio una domanda. Allora, chiamate pure a un signore, che il fratello poi è morto sotto un autotreno che tenevo io. Si chiama Leone Salvatore.
E questo signore che funzione è? E lui era uno di quelli che scaricava immondizia. E dove vive? Ancora? Vive a San Castrese, ora la moglie di San Castrese, lui c'è una ditta là, tra San Castrese e Sessa. Leone Salvatore. Quindi Leone Salvatore è informato su... Era uno dei miei, un ragazzo di mio. In effetti facevo un trasportatore che portava pure i brecci a me. Ma non è più tornato a casa di brecci? Sì, sono tornato quando ho preso possesso dei beni che mi hanno fatto, però ma li ho visti e me ne sono andate già mezzi distrutti, il resto hanno finito di distruggere. Allora i quadami ruciati che non so più che fine hanno fatto, i camion, i pompi, i betoniere, non si sa che dove stanno, i soldi in coppia di banca, non si sa ne... quelli che mi hanno ridato, non quelli che si sono presi, quelli che erano puliti. Si hanno tolto persino i cancelli, rabbaschi, calcestruzzi. Era... A casa mia tutta sparata, bruciata, bombardata. A casa mia paterna, intestata ancora a mio padre e a mia madre. A Casal di Principe. Ma quando lei era, diciamo così, in attività a Casal di Principe, mi senti, io ho fatto il pentito. Lei mi diceva prima che dovevo fare 2 anni e mezzo di carcere e guadagnavo 300 milioni un mese. Eh? No, io dicevo prima. Io ho fatto il pentito. Lei ha fatto il pentito. Che nessuno, se non ci sarebbe stata la coscienza di dire, perché io dico, popolo mio Casale, voi siete anche pecoroni, perché nessuno di voi ha tenuto il coraggio di ribellarsi seriamente, è stata morendo come cani. Gli ho trovato uno stronzo come che l'ha detto già da anni, anche se l'hanno messo a tacere. E che loro gli danno ancora appoggi. L'hanno ammazzati i familiari e loro stanno ancora a striscia sotto come vermi. C'è anche un altro aspetto. Quando lei era, qualche anno fa, quando lei, prima che lei si pentisse, mi diceva poc'anzi una cosa che io considero degna di rilievo. Che tra di voi c'era un patto che a Casale non dovesse circolare la droga, è no, vero? Sì. E veramente non circolava no, la droga? No, perché l'abbiamo ammazzato. Un marocchino che cominciò a venderle, che noi abbiamo saputo perché trovammo anche un parente nostro, un guaglione che il fratello faceva l'autista con me, Domenico, a Panuquami di Betoniere, Palma si chiamava, e un altro schiavone, figlio di un maresciallo di cose, che faceva un pettore, perché... I picchiamo brutto, non li ammazziamo perché erano parenti e ci dissero che l'eroina a Casale non la faceva nessuno in Casale, la facevano un marocchino che poi lo volevano far passare per martire, che poi scrivemmo una lettera io che la macchina per scrivere a Romolo Veneziano da distruggere dopo che è stato ammazzato in due bar vicino al vecchio cimitero. Voi lo facessi ammazzare perché spacciava la droga, perché ecco, dava la droga ai cittadini. Ecco, perché era la droga a quelli di Casale. Però oggi c'è la droga a Casale. Io penso di sì. Penso di sì, perché poi già nel carcere seppi, è una pistorsione che dica veniva per ammussi o baccalà. Quando da noi era impossibile, mio nipote andò in un negozio sopra la Vaticale di un amico mio, si chiamava Mario, di fronte a Bacchini Assuntino, che teneva una boutique, a prendere dei panni che non pagò, quello me l'ha fatto sapere a mio nipote, l'ho tolto il mensile e poi un picchiaio. Levare 2,5 milioni e gli ho dato 3 a quel signore. Agente a Casale, rimanevi i portoni aperti, però in verità dicevano vicino a me, nessuno poteva andare a rubare. Alcuni che hanno fatto qualche rapina dentro la sua stato prima avvertiti, picchia, dato, qui stanno 1 milione, non danno circa, picchia, 200, qui sta 1 milione, ma non venite più a fare rapine a Casale, i casalesi stessi, c'erano stranieri, poi venivano ammazzati, c'erano casalesi che l'hanno fatto, perché so di un episodio che poi non si è trovato più, un figlio di Luca Susara, che il fratello faceva gli attori, i ragazzi del muretto là, Gagliardi. E non si è più trovato. Lui e altri 2 che facevano queste cose. Sono stati minacciati da noi, però non ammazzati da noi, perché poi chi l'ha ammazzato? Approfittando che mio cugino stava in carcere in Francia, Bidognetti e De Falco presero questi ragazzi, un figlio di Luca Susara e altri 2 ragazzi che non c'era l'ordine di ammazzarli, mentre per dire mio cugino stava in carcere in Francia al 90. Io stavo facendo tutto dal consorzio per fare il procale, sempre i produttori di calcestruzzi in quel periodo, che fanno? Prendono questi ragazzi, li ammazzano e non li hanno fatto trovare più.
Ma quando lei dice li abbiamo ammazzati, che ma significa? Li abbiamo ammazzati significa che io moralmente mi sento anche responsabile. Certo. Perché io non è che non l'ho saputo. Ma chiaramente... Se non l'ho saputo prima, l'ho saputo dopo. Infatti a un certo punto dissi: noi ogni volta che deve succedere un reato dobbiamo sentire tutte e due campane, specialmente se uno dei nostri è paesano. Poi si vede, perché qui io me ne sto accorgendo che mettono anche tragedie. Quando stavo io la droga non si vendeva, se stava qualcuno che la vendeva extra. Allora, capitava un esempio, nemmeno i pedofili potevano stare da noi. Un certo caso, non c'è un fascista che lavorava in Total a Casale. Io vendo un ragazzo di 10 anni, 12 anni. Noi lo siamo venuti a sapere, abbiamo mandato, ho mandato pure io, frate Mucini Cicciariere, Valterini, Peppu Patrini e un altro, l'hanno sequestrato. Cusa Ricchietta, quello che spegneva quello piccolino così. Che cos'è il sequestro? Come un coltello storto, però così grosso. Sì, sì. L'hanno tagliato tutto e l'hanno mandato, l'hanno buttato fuori all'ospedale di Capo. Poi fatto una sentenza che per 30 anni non doveva tornare più a Casale. Non ammazzato, solo è virato. È virato. Quindi c'era questa regola. Al pedofilo. Sono andati i cappucci, normale, hanno sequestrato sotto la pompa di benzina, l'hanno virato, hanno buttato fuori all'ospedale per lasciare a Capua. Sicuramente perché aveva sposato una, perché lui aveva, era di Napoli, aveva sposato una ragazza di Casale e teneva un figlio. Quindi, però un reato di quello va punito. Va punito nel modo più grave per lui. Vabbè, certo. Così è sicuro che c'era un pedofilo in più meno. 30 anni, è stato verbalizzato. Sì, sì. Più 30 anni di confine che andò a Modena. Che anche a se Casale non poteva più rientrare, no, chiaramente. No, dove gli chiedere un permesso. Lei si considera un pentito diverso dagli altri pentiti? Non lo so, ci stanno pure gli altri pentiti che me ne accorgo che sono pentiti. Poi ci stanno quelli che l'hanno fatta per un'opportunità, ci sono quelli che hanno cercato di destabilizzare, cioè anche nel mio gruppo di destabilizzare, poi l'hanno ammazzato un fratello, o qualcuno l'hanno fatto lì per balle che vediamo nell'ergastolo e sono tornati indietro. Chi ci sono? C'è pentito e pentito. Io sono stato 3 anni io solo a combattere contro tutti. Io, quando ha iniziato a pentirsi, è rimasto 3 anni da solo. Io e Caffiere De Rao, che dicevamo, noi teniamo ancora bisogno di credere, anche se io dicevo tutto, capare che sta, sembra mastia a te, sta a credere, ciuccio che volo per cielo. In un primo momento era restio a crederne. Che? In un primo momento no, era restio no, a crederne. No, 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 lui è man mano, perché io dicevo di dirò sempre il 10% in meno, perché io mi devo difendere sui processi. Okay. Diceva, non accuserò mai nessuno. Che non sia sicuro, infatti chi accusi viene condannato, non è che te ne scampi, tutti quanti. Che non sia sicuro e non ti dico perché deve essere condannato. Perché io il pianto degli innocenti lo conosco, l'ho passato in coppa a sto groppone. Il pianto degli innocenti. Non avete mai ammazzato un innocente? No, io no. E non l'ho fatto ammazzare. Dovevano ammazzare uno che stava prima con noi, un certo Bianco Gennaro, detto Gigino. Si sposò una ragazza che aveva conosciuto in carcere, che faceva la psicologa, una cosa che poi è uscito. Lui aveva fatto dei reati con noi come gruppo, questo gruppo di Marioni, che era un compare suo, questo e qui, avevano ammazzato pure delle persone. Poi si ritirò. Lo volevano ammazzare perché sapeva delle cose, io mi sono ribellato, qualcuno è andato per ammazzarlo, però già c'era un ordine che non dovevano sparare né sulle donne né sui bambini. Questo quando li ha visti ha capito, ha alzato il bambino, poi è venuto da me, poi te lo farò raccontare da mia moglie. Io ho detto no, vi permettete, io mi sono preso una garanzia, ho detto vicino a lui, questi hanno paura che tu parli, tu sai che tieni un passato tuo, nel modo più assoluto. Pure un altro io ho salvato, che faceva poi miseria a Caserta, si chiamava Maurizio Capolungo, un ragazzo che teneva licenza liceale, universitaria,
che è stato con noi col gruppo Bardellino, poi dopo che ha preso la cosa ha fatto gli arresti domiciliari, si ritirò qualcuno e io dissi no. Però normale, ci parlavo, se quello aveva intenzione di dire qualcosa doveva essere ammazzato per forza. Quelle famiglie mi si garantirono e non hanno mai parlato. E io non l'ho mai accusato il passato. Va bene? Va bene, io faccio l'ultima domanda. Perché io ho fatto il pentito, l'ho fatto vero, però mi ritengo sempre un uomo d'onore, non come mafioso. Ho capito cosa vuol dire. Io te lo giuro sulla testa di mio figlio ultimo, l'ho fatto. Ci credo ancora, anche se non lo farei più. Oppure se lo farei, poi lo farei a prenderli per culo, chiaro e tondo. Gli direi, non è che, gli direi quelle cose che loro avrebbero che piacere sentire. Di sentire. Ecco, non mi sarei fatto nemici, né servizi segreti, né politici, né istituzioni, né magistrati. Perché non è stato bello che ho fatto arrestare i magistrati oppure i carriere loro sono andate nel CES anche se sono parate, qualcuno di loro. Però quello è un odio che avranno sempre, perché senz'altro non potranno mai passare procuratore generale di Roma o consigli superiori, capito? Avranno sempre quelle note dentro, da parte a quelli arrestati. Cosa pensi della politica oggi? Cosa pensi del quadro politico? Penso che ieri in Bianca Crack, Andreotti e Fordani. Per la qualità delle persone o per altro? La qualità di persone, pure di furto. Almeno quelli facevano rubare anche a qualcuno altro. Ah, ecco, facevano mangiare tutti, giustamente. Ma un po' anche gli altri. Che mi pare giusto. Questi sono cani famelici, ma con oggi la politica. Chi comanda oggi? Chi comanda oggi? Dove? Dove? Intorno a noi. Chi comanda? A livello, lei è uomo di esperienza. A livello politico. Non esiste più né PD né PDL. Ma chi comanda? Ci sarà qualche politico che ha il potere, secondo lei? Berlusconi lo distruggeranno, lo teneva lui, perché aveva. Ma lo distruggeranno non perché siano più abili, no, lo distruggeranno perché è il momento di distruggerlo. Perché ha fatto il reato e ha tenuto consiglieri vicino che l'hanno rovinato. Perciò dico, perché, è il momento di distruggerlo. Perché là in effetti, io non penso che Berlusconi sia così ladro, sono quelli che stanno intorno, che ne hanno approfittato. Ma mentre invece in un altro ambiente PD è lo stesso, chi altri si salva? Boh, qualcuno, insomma, io la famiglia mia ha fatto votare 5 Stelle, ho votato io PDL, poi qualche volta pure PD, un altro. Avete così. Votato 5 Stelle? Ma loro lo sanno? Ultimamente no. Che noi un gruppo e stanno ancora gente che vota la 5 Stelle, poi quando non abbiamo più niente da fare, le nostre pensioni, i partiti di pensionati, non partiti, capace pensionati. Che dicono che non li vogliono i vostri voti? Chi è? I 5 Stelle. Ma io mica li voto, io non voto, voto zero, io, guardo, però... Avete fatto votare 5 Stelle. Ecco, abbiamo detto proviamo. Diciamo a casa nostra, perché io vivo a casetta, chi comanda? Politicamente. Ma è la stessa cosa, no? Chi comanda? Chi comanda veramente? Comandava Cosentino, questo. Vabbè, adesso non c'è. Chi comanda? Ci stanno gli altri, senz'altro. C'è sto fratello Giovanni che ha raccolto un potere economico mai visto. Poi mo fa finte che ha cacciato fuori i fratelli, lui si è appropriato di tutto. Quando lì era una sola famiglia, io li conosco bene. Sia Giannina. Forse lo vuole dire nella seconda puntata? No, dicevo, due libri. Allora noi siamo. Perché ci vogliamo giocare alla pelle? È giusto, perché ci vogliamo giocare alla pelle? Ce lo raccontiamo un'altra volta. Ma tu non ti rendi conto quanto sono cani questi? Ti rendi conto che qui stanno i suicidi di Stato? Ti rendi conto che un professore Menzori che è venuto per parlare, poi così, in una sola volta, stavo io presente? Quando ci abbiamo sfregato le maniche, finalmente il professor Menzori ha telefonato al dottor Lucia Di Pietro, stava un procuratore generale a Salerno, ma andai a intervistare. E poi gli dice pure un'altra cosa, tu hai fatto un verbale di magistrazione e l'hai passato alla Corte d'Appello che Stione Carmine era innocente, raggi all'arrestone, perché non l'hanno fatto a revisione? Aveva parlato con Lucia Di Pietro, Menzori? Lucia Di Pietro? Allora, quando telefonava, Lucia Di Pietro. Cafiero De Rao ed io
un'altra volta c'era Manguse, si hanno sfregate le mani e disse: io torno, mandatemi a prendere, io ora sto in Nicaragua, però vado in Grecia, di là al porto di Ancona viene alla DIA. E c'era un funzionario DIA di Napoli che doveva accusare a Ciro Cirillo. Quindi aveva, delle rivelazioni che va a accusare Gava, che va a accusare Imbrota, a Pomicino, Andreotti, che va a accusare il Bosco. L'ultimo figlio di il Bosco nel 1990 è venuto da me e da Mario Corvino a piangere quando noi abbiamo fatto la lista a Campana, che poi ci fu invalidato, dice: ma voi dovete tornare democristiano, parlate con me personalmente. Bosco, figlio, a casa di Mario Corvino, che Mario Corvino era una mia creatura. Io tenevo pure Domenzori all'ISEF, che mi ha fatto il più professore di educazione fisica per la scoliosi che nessuno può mai immaginare. E poi ho fatto tanti medici a Vienna, un amico mio che va a Racquasulli, Barbapietri e cose, scritto all'università, l'ho data. Chimica biologica, professore della Pietra. Anatomia umana normale per mezz'ora e mezzogiorno, versini complementari anatomia topografica, professore De Luca. Farmacologia va la professoressa Marma e persino in semiotica medica. Bisogna dire che avete una memoria incredibile. Mi sta scritto perché io l'ho vissuto queste cose. Io mi mettevo un camice, io tenevo l'assistente, un figlio di un maresciallo di carabinieri che stava assieme a mamma, senza palla, a mamma, cagnazza che facevo tenente a Giuliano, si chiamava Passiatore. Toglievo un microscopio e i miei prima facevano l'esame normale a quelli che non dovevano essere promossi. Che l'anatomia era difficile, nessuno stava, gente che stava fuori corso da 10 anni non lo prendeva. Però se mi azzeccavi i manifesti e facevo VTA, io le facevo il desame. Ecco. Toglievo un microscopio, lì sotto che sta negli archi, la prima facoltà di fronte alla policlinica, andavo lì, mettevo camice bianca, mi sedevo, domandavo come stava la sorella, la fidanzata, cosa, e poi andavamo da scadurti, un 27, un 28, un 29, un 30 all'otto che io mettevo, io sul testatino. E le hanno trovate queste prove. E mi credevo sull'anatomia. Che era già abbastanza. Voglio dire. Chimica biologica, un primo anno. Le farmacologia, un terzo anno, la professoressa Marmo. Le semiotica medica pure. Uno solo non si è voluto mai far raccomandare. Un mio nipote, che si chiama Schiavone Luigi, fu un medico, figlio di mio cugino Carmine, a parte mio padre, mio fratello, via. Si avvicina a me. Non potevano mangiare là, che là lavoravo solo un padre, che io l'ho fatto mettere io per la provincia per Peppe Buca a fare un segretario di scuola medica, che stava pure ammalato. Cioè tu sì, non mi raccomandami in materia, mi devi solo mantenere con i soldi perché non tengo i soldi. E io quello ho fatto. E io quando mi sono andato a operare in Spagna a Gioia, mi portavo a Priese, come io per dire Roma, un altro mio cugino, stavo un altro amico mio, che si chiama Carmine Di Fraia, facevo primario là. Una volta Michele Corvino disse vicino a me, cioè, gli stava la febbre, sai, cioè, se senti male vengono un sacco i medici qua, cioè, ma che se vengono pure i figli tuoi o altri, questi medici che io ho fatto, che tu dici, vengono qui, hanno una botta di pistola ciascuno, cioè, perché questi non sanno cura, vengono qua. Vi rendete conto di quello che state dicendo? Ecco. Ma sta verbalizzato, lo sa. Vi rendete conto della devastazione, però che a volte ci lamentiamo di tanti scarpari. Allora ti dico una cosa, i deputati e i ministri mi sono venuti a trovare anche nei carceri, tengo nei passaggi, venivano a trovare. Lo sai cosa mi disse? Io uno solo l'ho trovato più onesto, un professore Vincenzo Mezzogiorno, un fratello di Vittorio che io conoscevo, che chi stava in casa in Coppo Vomero, vicino ai fanestelli, i marichiari, teneva una villa. C'è vicino a me, c'è Carmen, c'è mi ha criato una cozzaglia di terra. C'è tutto io, è vero, professore. C'è, però vi rendete conto che ognuno di noi tiene uno voto solo. C'è, se questo voglia uno. Nelle ramme la materia, che vanno a cercare manifesta e ognuno di questi porta 100-200 voti perché le famiglie allarghe fanno i medici, sai, nei paesi, non specialmente.
Allora a Marcianisa, a Caserta, tutti i parti li ho fatti, i medici, fino a Avellino. È vero, abbiamo devastato, è vero. Sì. Questo forse è uno degli aspetti... Ma la colpa di chi è? Del sistema che lo consentiva. Ma tu pensi che potrebbero esistere organizzazioni, io per dire sono un cultore, io del vecchio libro era Mario, i Beati Paolo, che io per dire sono tutte le formule e le regole, la 'ndrangheta, la camorra, la mafia, quindi le ho seguite, mi hanno mandato a me gente, anche nei carceri, ho girato tante case penali, che la formula, il giuramento che venivano perché dovevo capire, i mannavi, ci messo. Beh, sta gente che ci ha creduto realmente, ha fatto, si è rovinata la vita. Certo. Perché io dicevo anche un'altra cosa, dicevo, ricordate che noi stiamo in cima alla scala, quando sei arrivato in cima puoi solo cascare, ci stanno più scalini, quindi fermai invece l'egoismo, manirchezzi, potere, hanno portato a questo, hanno portato a questo perché non si sono saputo fermare. Quando io poi, a me mi fate pure tutte queste cose, quando io comincio a pensare, dicevo all'anima, all'anno casalese, ma mio figlio che ha 3 anni, 2 anni e mezzo, come potrà vivere che tenga il pesca a casale e se mangia la pesca a casale? Perché sì, è vero, 1 anno, 2 anni, che c'è ancora sanno ambracità, i fusti, cose, ma qui fra 4-5 anni, qui sarà lo sterminio. Io quando ho fatto i sopralluoghi al 97, penso dal 93 verbale, al 97 ha acchiappato la Criminal Poli Sud con Panza e Cavaliere, anche all'epoca non erano tanti potenti come ora, perché chi li può, nelle forze istruzioni fino a tenente colonnello lo fanno per merito, la carriera è capace, anche, però stanno sempre attaccati ai carri generali, che fanno sponsor, poi devono arrivare a livello politico. Allora c'è meno aver fiducia negli altri gradi, che io mi fido più ora appuntato a un brigadiere, un maresciallo, che era un generale, un colonnello a 5 stelle, ci stanno pure i buoni, certo. Ma sono meno, certo. Io dicevo, ma da parte un futuro, quando a me è un 97, io sono corso felice per sperando, a me mi è arrivato un secchio d'acqua perché mi chiamano in commissione ecomafia, che è la commissione Scalia, Scalia senza peli sulla lingua, me l'ha detto chiaro e tondo, certo sì, tenimi carte, tenimi perizi, abbiamo fatto tutto, certo, ma 26.000 miliardi, in più c'è il fatto più grave, a chi arama sta roba? Portava ragione, a chi la dai? Perché non erano più 100 milioni di metri cubi di roba che dovevano eliminare, erano 100 miliardi, 1000 miliardi di metri cubi, come fai a togliere l'acqua da sottoterra? Certo. Allora io leggevo, però sono chiuso a fare interviste e l'hanno bloccata, faccio un'intervista dalla mafia allo Stato, con Gruppo Abela, però con il procuratore di Torino, con Caselli, l'hai letto quel libro? No. Che te lo faccio leggere, che me l'hanno mannato, un ringraziamento ce l'ho. Però hanno omesso i fatti importanti, quelli che destano allarme sociale. Certo. Perché io ho cercato disperatamente. Ma pure il popolo, non si è reso conto quando i americani, chi si affitta una casa di anni vicino ai americani, mi ha fatto i Parigi, andate via, scappate. Perché pure loro sono stati, come stanno cercando di fermare a tutti, loro non possono più perché gli do botto tra testa e coda. Mo per dire, Don Patricelli che domani incontro, vorrà sapere da me, lo sai cosa mi ha scritto? Vuoi vedere, caro fratello? Mi ha commosso, te lo giuro, perché un prete così che combatte contro... io i preti non è che tengo tanta fiducia, io mi sto più avvicinando a mio prete quando, a padre Francesco, che lo vede in un'altra maniera. Ma è in un'altra maniera. Lo vede in un'altra maniera. Io i preti finora l'ho conosciuto come pedofilo, come ladri, come di tutta maniera, una buona parte, non tutti, che stanno pure quelli che veramente è prete. Don Patricelli? Don Patricelli io lo vedo ora, già nello scritto, perché io poi per sopravvivere e arrivare a questa età. Non è semplice quello che ho fatto io, come ho vissuto io, se non penso un attimo prima degli altri. Certo. Io cosa?
mi sto precludendo la strada di non farmi ammazzare. Anche se io l'ho avvertito a Giorgio, se voi venite da me, che io vi conosco come siete, io ragiono prima di voi un attimo, servizio o non servizio. Io ho tenuto persino avvocati, collusi con i servizi segreti e poi servizio centrale. Oggi io ho dovuto scegliere questa avvocata che è una persona onesta. Come io tengo una scorta, lo potete dire, i carabinieri oggi io tengo una scorta da 10 anni. I ragazzi onesti che non sono corrotti si fanno ammazzare con me. È solo la zona nostra pure. Qualcuno abita pure vicino a voi. Ah sì? A Santa Maria. Però stanno qui. Ragazzi per bene. Un altro figlio di maresciallo occupato stava a Castelmorrone, ecco, insomma, che sanno pure e si farebbero ammazzare, mi coprono, però lo Stato non ci dà le coperture, quella una compagnia che non tiene la macchina, non gliela danno, siamo va a punta militare, però no vista, quella cosa. Certo. E non tenono i soldi per la benzina, non gli pagano gli straordinari, perché evidentemente si mangiano un comando generale. E io faccio un appello a Tommasone, lo fai uscire questo? Io faccio uscire tutto. Che mi chiamo un po' di parlare a quattro occhi al comando generale. Bene. Caro Vittorio. Non tagliamo niente. Caro Vittorio, noi non tagliamo... perché anche i verbali che ho fatto con te sono usciti. Noi non tagliamo niente e consideriamo questa una prima puntata. Io voglio concludere... No. La puntata dovrà essere scritta e scappare. Va bene, è scritta e scappare. Cominciate a preparare l'asilo politico, che te lo deve dare. Chiederò asilo politico da adesso. Io voglio soltanto concludere, innanzitutto voglio ringraziare Camilla Schiavone che ci ha dedicato tanto tempo e poi voglio dire che determinate cose sicuramente le sospettavamo. Io per quello che mi riguarda oggi ho la conferma, anche di questo la ringrazio. Ma siamo ancora a poco. Perché quello che, detto che questa era una puntata di quello che uscirà, quello che uscirà, che a livello nazionale, perché anche a destra io ho visto Gomorra sarà Cenerentola. Vabbè, ma Gomorra voglio dire. Sarà Cenerentola. Allora noi ci salutiamo. Sì. Qui? Lei forse voleva aggiungere qualcosa? Sì. Voglio fare voglio dire qualcosa al mio popolo. Io mi sono pentito, dovevo fare 2 anni e mezzo di carcere, non a condanni di cuocolo, perché gli altri reati me l'ho accusato io, e ho accusato gli altri. E quando io avevo fatto 2 anni di carcere, voi sapete bene, facevo l'industriale, guadagnavo 300 milioni al mese, tra sporco e pulito, per causa vostra, per non far morire i figli vostri principalmente. Perché parecchi di voi sono stati ammazzati pure i familiari, ci mangiate e ci vivete assieme. In più vi stanno ammazzando dall'88 in poi con roba atomica e roba tossica. Meglio che vi svegliate, perché anche i politici, sì destra e sì sinistra, hanno creato là un'associazione a delinquere. Possono pigliare 416 bis tranquilli tutti quanti, perché chi non è associato è complice. E chi non è complice è un cretino matricolato che sa guardare il pecore, non fu politico, perché loro vogliono, hanno messo in copertura i segreti di Stato, vogliono che voi morite di stenti, di malattie, di cancro, perché anche le case farmaceutiche di cui loro hanno la loro azione fanno soldi, i soldi fanno sulla pelle delle sofferenze della gente. Questo programma è stato offerto da